Ciao ragazze, oggi vi voglio parlare di una delle passioni più grandi che abbiamo noi donne, le scarpe. Oggi infatti vedremo tutto ciò che va di moda questa primavera, estate 2021 e cercheremo di capire quali sono i modelli adatti ad ogni momento, vale a dire il pieno sole oppure magari qualche momento di brutto tempo o di pioggia. Restate con me per vedere una carrellata meravigliosa di calzature per questa primavera, estate 2021. Allora ragazze, la scelta era così vasta che io non so veramente da dove partire, ma la prima in assoluto è la sling bag. Ecco qui, queste sono le calzature che come vedete si intonano perfettamente al mio abito e lo rendono anche da città, altrimenti una ciabattina sarebbe perfetta per la spiaggia. Ma queste sling bag, che non sono altro che dei sandali molto semplici a punta e aperti sul retro, fanno parte di uno dei modelli veramente must have di questa stagione primaverile. Io li propongo in questa tonalità perché sono uno scamosciato leggero, ma ci sono anche in moltissime altre tonalità, per esempio questo che è un altro che io ho scelto, una tonalità rosa pallido che quindi può essere abbinata semplicemente sia ad un outfit ancora legato alla città e all'attività d'ufficio perché riesce per l'appunto a svolgerla all'interno dell'ufficio, che per un momento magari un pochino più formale, mentre queste sono davvero le classiche ballerine che ognuna di noi può utilizzare per fare una passeggiata anche in centro. Un altro dei modelli che vi voglio mostrare sono le ballerine. Queste sono le mie preferite. Ovviamente, voglio dire, la grande abilità italiana di Sergio Rossi non ha uguali, però diciamo che le caratteristiche sono comuni a tutte le ballerine della stagione, ovvero sono leggermente a punta. E sono comunque senza tacco, perché un tacco molto basso, che è una cosa tipica e classica delle ballerine. Questa è un'altra calzatura che è abbinabile con tutto, è molto comoda e vi permette quindi di fare delle passeggiate molto lunghe anche diciamo in queste giornate nelle quali non è così poi ancora consentito uscire ed incontrare gli amici, per cui di solito si predilige fare delle passeggiate magari un po' lunghe per tenerci in forma. Senza, diciamo così, affaticarci troppo, per cui le ballerine sono un altro dei must have di questa primavera estate. Andando però a ipotizzare qualche giorno di pioggia, quello che vi consiglio è di provare sempre a considerare uno stivaletto. Io ho scelto questo che è, diciamo così, verniciato in modo da poter essere repellente per la pioggia. È uno stivaletto chiaro, comunque, se ci fosse la necessità, diciamo, di affrontare sia una situazione un pochino elegante che una situazione comunque sportiva, vedete che il tacco è ben sostenuto, per cui non è un tacco impegnativo e ci permette quindi di affrontare tutti i giorni di pioggia o di maltempo che ci possono essere durante la stagione primavera-estate, perché sappiamo che queste primavere possono essere ballerine. Per cui ecco qui, questo è, diciamo, lo stivaletto che io vi consiglio per questa stagione. Un'altra cosa invece che assolutamente non può mancare nell'abbigliamento di quest'estate è una slip-on chiusa. Eccola qui. Io questa l'ho in varie tonalità. Comunque sono, vediamo. Il modello è proprio quello della slipper, ovvero della calzatura che veniva indossata in casa come pantofola e che invece adesso fa parte, diciamo, dell'abbigliamento da utilizzare appunto outdoor. Queste sono le mie, io le ho scelte in cuoio dorato, ovviamente ce ne sono di mille, mille fantasie e mille tonalità per questa primavera e io vi dico che funzionano perfettamente sia con un pantalone che con una gonna, magari una longhette, anche in ufficio. Mentre sono davvero comode, per cui rendono elegante e disinvolto qualunque tipo di outfit, per cui un'altra di queste. Di queste calzature che io vi consiglio e che faranno veramente parlare di sé. Ne vedrete di mille, tonalità e dicevo anche floreali.
Altra calzatura fondamentale per l'estate, andando sempre a considerare, diciamo, la temperatura che va a salire e le nostre giornate che si avvicinano alla voglia di andare in spiaggia, di andare al mare, di andare a fare delle passeggiate in campagna, sono appunto queste scarpe che possiamo definire così espadrillas o di varie marche, diciamo così. Comunque sono queste calzature in paglia. Io le adoro, le ho di vari colori anche queste. Nella diciamo nuance di questa estate le ho scelte così chiare, molto chiare, in modo da poterle abbinare a tantissimi tantissimi outfit. Sono divertenti anche da abbinare ad una borsa in paglia e vanno bene sia con i jeans che con qualunque tipo di vestito. In più, nonostante siano abbastanza alte, perché come vedete hanno questa zeppa che non è sempre così comoda, soprattutto sulla sabbia, nonostante siano così alte, dicevo, sono veramente comode, adatte a qualunque tipo di attività, non così adatte alla vita in città. Ecco, questo forse è un ambiente che eviterei. Però se dovete stare in campagna o andare per esempio in qualche greenhouse dove io vado ad acquistare le cose per il mio giardino, ecco, queste sono veramente perfette. Invece, sono più da città, una calzatura come questa, sempre in cuoio, ovviamente questo è il mio amatissimo Gucci, ma come vedete la zeppa può anche diventare elegante, per cui nonostante l'altezza, che è davvero impegnativa, questo si adatta perfettamente all'abito che sto indossando, rendendolo un pochino più elegante, un pochino più sofisticato, ancor più se oltre alla calzatura all'abito indossiamo una cinturina, per esempio, dello stesso colore tono su tono. In tal caso diventerebbe tutto l'outfit molto più adatto anche, perché no, ad un aperitivo diurno in città o ad una passeggiata con le amiche. Questo è un altro comunque dei must have dell'estate, ovvero le scarpe che hanno comunque una zeppa abbastanza importante. Eccola qui, un tacco pieno, così come possiamo vedere. Ma il vero must have dell'estate, quella cosa alla quale non è assolutamente possibile rinunciare, che cos'è? Beh, sono le slip-on e lo sappiamo benissimo, eccole qui. Io le ho prese in moltissimi colori perché rendono veramente meravigliosa ogni donna. E perché? Perché le slip-on ci permettono di mettere in risalto il nostro piede senza chiudere la gamba alla caviglia. In tal caso la gamba viene così esaltata e sembra molto più lunga e affusolata di quanto in realtà sia. I sandali di per sé vengono comunque sempre, diciamo così, legati alla caviglia, mentre come potete vedere queste forme, anche se non hanno un tacco molto alto, quindi rimangono molto comode, ci aiutano a slanciare la gamba e ad arrivare a rendere elegante qualunque outfit. Allora, i colori must have dell'estate sono questi bianchi, bianco optical oppure un off-white, cioè un bianco leggermente burro, che appunto è uno dei colori dei nostri must have di questa primavera estate, e vi lascio il video sopra in modo che possiate andare a vedere quali sono i colori fondamentali di questa stagione, ma anche come abbinare queste calzature per esempio ad un abito floreale. Infatti vi lascio anche il video degli abiti floreali per questa primavera estate, in modo che possiate avere un'idea di come abbinare entrambe le cose. Un altro colore al quale io non ho potuto rinunciare è per l'appunto questo cuoio chiaro. Questo, fra l'altro, è un sandalo che io vi lascio nelle informazioni nell'info box, come tutto quello che abbiamo visto finora, ma è un sandalo veramente di un'altissima qualità e di un rapporto qualità-prezzo notevole, per cui davvero per me è stata una scoperta. Come vedete anche questo è molto semplice, in realtà poi quello che la stagione detta è una calzatura con, diciamo così, una fascia abbastanza importante, per cui molto piena e molto morbida. La vediamo in questa soluzione che io ho trovato nel color glicine, per l'appunto, dove vediamo che la fascia
anteriore della calzatura prende una certa importanza. La troverete intrecciata, la troverete incrociata, la troverete con varie, diciamo così, fantasie di lavorazione. Io l'ho scelta in questo arricciato particolare. Ho provato anche ad indossare delle calzature intrecciate. Sono davvero, davvero meravigliose e danno un po' di grinta e un po' di personalità a quella che è una calzatura apparentemente molto semplice, come potete vedere in questo modello. Ecco, l'ultima, ma non ultima per importanza, e spero di averla accanto a me, è la ciabattina basic. Allora, io ve la faccio vedere qui in sovrimpressione. È una ciabattina totalmente piatta e molto semplice. Io vi farò vedere le mie, che sono assolutamente, diciamo, basic, ma che utilizzo da tantissimo tempo perché per l'appunto sono comodissime, ma credo che rendano elegante e, come definisco io, minimal chic, qualunque tipo di outfit, perché sono davvero minimali, incorniciano il nostro piede e nello stesso tempo ci danno comunque un tono e una forza per sostenere qualunque tipo di pattern o di fantasia floreale piuttosto che monocromatica. Per oggi è tutto, ragazze. Oggi è stato un video breve, ma spero che sia stato intenso per voi. Non dimenticate di fare shopping. Io vi lascio tutti i link delle calzature e di tutto ciò che ritengo davvero emozionante per questa stagione e ci vedremo nei prossimi video e vedremo assieme per l'appunto come verranno indossate nei vari outfit e nei vari momenti della nostra favolosa primavera estate. Vi mando un grande abbraccio, non dimenticate di iscrivervi al canale, vi aspetto, a presto!